1992, le prime elezioni politiche che ci sono dopo la trasformazione del 91, il PDS prende poco più di 6 milioni di voti, che sono il 16,11%. Rifondazione, che è nata nel frattempo, prende 2 milioni 200 mila voti, pare al 5,62%. Il totale dei due partiti segna una perdita secca di 1.729.000 voti rispetto al risultato del PC nelle elezioni politiche dell'87, dove avevano il 26,5%. Questo è, io chiuderei così per dire che sulle critiche al PC, che arrivano tutta una serie di estremismi, direi che poi nella pratica non c'è stata una conseguimento di risultati poi così validi rispetto al tanto criticato Partito Comunista. E qui mi fermerei dando la parola ad Andrea. Sì, diciamo. Allora, l'operazione politica, e non solo politica ma anche militare, fatta nei confronti del Partito Comunista per farlo sparire, si è attuata tramite un lavorio di lunga lena. Un lavorio di lunga lena che, diciamo, che ha potuto essere anche messo in piedi perché degli errori, insomma, i compagni, i segretari di allora, si sono soprattutto togliati, diciamo, li ha fatti. Il primo errore politico è stato quello di non aver approfittato dell'entrata nel governo Parri, chiedendo espressamente come pregiudiziale il fatto che le forze partigiane diventassero elemento costitutivo dell'esercito, diciamo, della nuova Repubblica. Questa cosa ha modificato pesantemente i rapporti di forza con il blocco, diciamo, imperialista che si era affacciato nel nostro paese, che erano appunto gli americani e in particolare anche gli inglesi. In questo modo non si è potuto far fronte a quell'operazione, no, di fascistizzazione di nuovo, no? Diciamo, di questo apparato e degli organi anche di polizia, che ha permesso quindi la repressione anche negli anni successivi. Questo errore è un errore, secondo me, che è stato dettato dalla velocità con cui sono accaduti determinati fatti, come ha descritto Paolo prima. Avvengono tutti praticamente nel lasso di poco tempo, quindi anche la capacità politica dei compagni era sottoposta a ragionamenti che dovevano essere al pari. Il partito, insomma, che veniva fuori da un periodo storico di clandestinità, con enormi difficoltà, con grandi azioni repressive da parte anche del fascismo e compagnia bella, insomma, non è che avesse tranne pochi compagni dei quadri eccelsi. Insomma, la formazione del corpo politico, diciamo, comunista è avvenuto in parte grazie all'Unione Sovietica, no, con i compagni che hanno vissuto nel periodo, diciamo, fascista in quel paese, e soprattutto nel lavoro fatto quando erano confinati a Ponza, diciamo, e nelle varie isole d'Italia, nei vari paesi, diciamo, del sud, dove nelle carceri e in questi posti in esilio ci fu la formazione politica del nuovo tessuto, no, del nuovo organico politico comunista. Il problema è che la capacità e l'operatività del sistema imperialistico, cioè soprattutto con l'inglese e americano, era invece una macchina poderosa. I servizi segreti americani e la loro capacità di penetrazione dentro il nostro paese e in tutto il resto d'Europa è stato molto molto efficace e molto efficiente, tanto è vero che gli effetti di questa penetrazione si è vista anche dentro la resistenza. Cioè, già dentro la resistenza gli anglo-americani sperimentavano che cosa? La possibilità di costruire delle false bandiere, cioè di attaccare i comunisti costruendo delle formazioni apparentemente alla sua sinistra, e ci furono delle micro
c'è formazioni, soprattutto nell'area romana, dove queste formazioni culturalmente e idealmente legate al trotskismo essenzialmente, era poi governata di fatto da elementi che erano uomini dell'ovra, che collaboravano con questo disegno anglo-americano. Quindi già durante la resistenza i fascisti, gli americani, facevano queste operazioni congiuntamente, anche se si combattevano ufficialmente, perché il nemico principale è sempre stato il comunismo. E questa cosa, è una cosa che dura dalla prima guerra mondiale. Insomma, quando i comunisti riescono a prendere il potere, no, in Unione Sovietica, l'obiettivo di fondo della borghesia è sempre stato quello di combattere il suo vero nemico, che è stato questo. Cioè, tant'è vero che la prima guerra mondiale doveva durare molto di più, ma si è chiusa l'anno dopo la presa del potere, perché aveva un'esigenza materiale proprio, diciamo, cioè la borghesia, di fronteggiare il nemico vero che aveva, perché ci sono le contraddizioni interne alla borghesia che si risolvono anche in modo militare, no? Per l'egemonia su chi deve stare in cima alla piramide del potere, ma c'è, quando si affaccia sulla scena politica il movimento comunista, i padroni capiscono che hanno un contendente capace, no, di proporsi come il futuro gestore dei problemi dell'umanità, e questa cosa per loro non va bene, insomma, quindi si organizzano. Difatti si organizzano talmente bene che la prima cosa che fanno, a distanza di poco tempo dalla presa del potere dei bolscevichi, che organizzano un attentato a Yemen. No? Guardate che casualità, questa cosa si ripete parallelamente anche nei confronti del Partito Comunista. Cioè, appena i comunisti vengono, diciamo, entrano nel governo, sconfiggono il fascismo, no? Insieme a tutto il resto della resistenza, ma il grosso della resistenza era fatto essenzialmente dai comunisti, che cosa succede? Che Togliatti, a distanza di un anno da quando avviene messo fuori dal governo, subisce anche lui un attentato. Chi aveva organizzato l'attentato a Yeni aveva uno scopo preciso, quello ovviamente di farlo sostituire con un'altra persona. E chi era questa persona che doveva sostituire? Chi era la figura di maggiore spicco che c'era nel percorso della rivoluzione bolscevica dopo Yeni? Trotsky. Stalin non era ancora una persona, un dirigente a quel livello, era il capo riconosciuto dell'Armata Rossa, era l'uomo più prestigioso, no? E guarda caso, l'uomo che organizza l'attentato a Lenin è un certo, si chiama questo Mr. Rayleigh, che era considerato il miglior agente segreto della corona britannica. Questo era un ebreo di Odessa, lui originario, grande affabulatore, capacissimo di costruire trame sia economiche che di tipo militare, e utilizza appunto l'ambasciatore in Russia dell'epoca e una socialista rivoluzionaria per commettere questo attentato. Quindi con questo attentato si scopre che esiste il meccanismo dell'eterodirezione dell'azione terroristica e quindi dell'azione politica. E questo personaggio era dentro nell'entourage con cui Trotsky teneva relazioni, soprattutto tramite uomini che stavano negli Stati Uniti e in Canada. Ed erano uomini che sono stati, che avevano relazioni stabili con loro, e uno di questi signori che aveva relazioni con questo organizzatore di attentati era un certo Hammer, socialista americano, che è il padre di quel famoso Hammer che faceva affari tra la Russia e il resto del mondo, e che è diventato un banchiere, un petroliere, è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, che intrallazzava con tutto e con tutti, e che ha visto morire sotto, diciamo, negli anni della sua vita, tutti gli uomini del Partito Comunista Russo, e ha visto l'evoluzione proprio, ha seguito da dentro l'Unione Sovietica l'evoluzione, diciamo. La stessa cosa possiamo dire, c'è un personaggio simile in Italia che ha visto tutta questa evoluzione, che ha seguito
che ha avuto rapporti interni, diciamo, col Partito Comunista, che però non è di formazione comunista, che ha la stessa matrice ideologica di questo Hammer, e questo personaggio è proprio Giorgio Napolitano, che è di famiglia notoriamente massonica, no? Della famiglia di Giovanni Napolitano, un famoso massone avvocato di Napoli, legatissimo all'altro massone Giovanni Amendola, e quindi famiglia notoria per essere i portatori della cultura liberale, perché i massoni sono l'incarnazione, diciamo, organizzata del pensiero liberale che opera nelle società. E questi, e queste personalità si sono mosse, no, dentro queste due formazioni per dare un percorso, no, che abbiamo visto che l'Unione Sovietica, diciamo, che piega ha preso, no, perché questo Hammer è riuscito piano piano a condizionare l'Unione Sovietica, facendogli fare dei percorsi anche durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, facendogli fare accordi tali che la dipendenza con le tecnologie americane per resistere all'aggressione avanzante, no, l'aggressione nazista, che cosa hanno fatto? Ha dovuto il Partito Comunista Russo fare delle alleanze internazionali per avere tecnologie, per avere la possibilità di mettere su un impianto industriale capace di reggere quello scontro che era previsto, che era la conseguenza comunque di un dato economico, cioè macroeconomico, che era la crisi del 29, era la conclusione, praticamente lo sbocco di quella crisi. Bene, il problema è che questo